Credo che sia molto importante sul terreno delle questioni appunto che riguardano l'economia e la società di intervenire innanzitutto dando assicurazione del fatto che gli interventi messi a punto fino adesso continueranno anche per il resto dell'anno, perché molti di questi interventi messi per calmierare il costo dell'energia per le imprese e per le famiglie a reddito più basso sono interventi che terminano, alcuni a fine aprile, altri a fine giugno, e noi chiediamo al governo di intervenire subito per dare certezza di continuità per tutto l'anno a questi interventi. Tante imprese devono impostare degli investimenti, quindi è fondamentale che questo ci sia. In secondo luogo, noi crediamo che debba essere costruito un meccanismo di aiuto al ceto medio attraverso un assegno energia che va messo a punto proprio perché, come di fatto stanno facendo Germania e Spagna si sono mosse in questa direzione, i danni sono pesanti, i danni colpiranno soprattutto le famiglie e i cittadini con redditi più bassi, quindi credo che sia molto importante immaginare rapidamente un intervento di questo genere. L'altro grande tema è la questione salariale, perché tutta questa situazione ha un impatto negativo, pesante, sui lavoratori. Noi proponiamo e proporremo la detassazione dei prossimi aumenti salariali, dei prossimi aumenti contrattuali. C'è la preoccupazione forte che la guerra di Putin abbia conseguenze pesanti sulla nostra economia e sulla nostra società. Noi chiediamo al governo di mettere a punto un piano di interventi rapidamente perché queste conseguenze siano attutite al massimo possibile. Chiediamo che questo ragionamento venga fatto anche a livello europeo, perché c'è bisogno di una copertura a livello europeo, proprio perché tante di queste conseguenze saranno pesanti e avranno effetti molto duri sull'agricoltura, avranno effetti molto duri sul costo dell'energia, hanno effetti molto duri su tanti aspetti della vita della nostra società. Credo che l'incontro di oggi per me è molto importante per ascoltare le parti sociali e ascoltare le parti sociali dalle quali mi aspetto qui le indicazioni sia per quanto riguarda la provincia di Siena e di Arezzo, in Camera di Commercio di Siena e Arezzo, ma anche per quanto riguarda le indicazioni di carattere nazionale, cioè io ascolterò e chiederò di darmi il senso delle priorità principali su come intervenire per abbassare i guai e abbassare, diciamo, il dramma che sull'economia italiana rischia di abbattersi.